non dobbiamo, diciamo, dimenticarci di alcuni cortocircuiti di criticità che anche oggi sono emerse e di alcune, appunto, problematicità. Appunto, per evitare di descrivere chissà quale paradiso, chissà quali grandi orizzonti, ma proprio perché tenere i piedi per terra, essere consapevoli delle difficoltà, ci consente poi di individuare strumenti, percorsi, relazioni, insomma, una comunione di intenti per attraversare queste difficoltà e ritrovarci poi appunto insieme fuori. Parlava prima Luca, l'hanno già detto altri, insomma, il tema della disponibilità del prodotto non è un tema, voglio dire, così secondario, sapendo però che nasconde una doppia insidia. Poi vi farò anche l'esempio proprio per nome e per cognome. Da un lato può nascondere l'insidia di ritenersi insufficiente appunto rispetto a un mercato che viene avanti, no? E quindi appunto, prima si parlava, no, del proverbio piaccio, così può essere messi con le spalle al muro ed essere accantonati. Dall'altro il pericolo può anche essere quello di uscire da una dimensione, diciamo così, artigiana, penso ai trasformatori, o penso di agricoltura molto attenta, molto vocata, per lanciarsi su orizzonti che poi magari vengono delusi, in primis dalla qualità del prodotto che si viene a configurare, e dall'altro perché, come è notorio, il mercato non è che è determinato solo dai produttori e dagli agricoltori, ma anche ad altri tipi. C'è un tema legato alla sostenibilità, c'è un tema legato ai costi, no? Vuol dire, il consumatore che oggi, nel 2016, ha davanti la possibilità del bitto storico, non sto parlando del bitto doc così, che non è per, del bitto storico, quindi del formaggio del peggio così, piuttosto che del formaggio di pasta affidata che trova al supermercato, così, o comunque il gusto gli sembra qualcosa, e hanno dei costi assolutamente sproporzionati davanti, è un tema che bisogna avere presente, no? Per questo noi abbiamo riassunto un po' i percorsi che vi dicevo con questo motto, ormai un po' abusato, no? Del buono, pulito e giusto, però per dire che tutte e tre queste questioni devono essere messe in fila e devono essere tenute in debito conto. Cioè il buono, vuol dire che è prima cosa essenziale, il prodotto deve essere buono, cioè deve essere gradevole al gusto, stiamo parlando di agroalimentare, di qualcosa che mettiamo dentro di noi. Non è qualcosa, una camicia, lo smartphone, un'altra cosa che stanno fuori di noi, è qualcosa che mettiamo dentro di noi, no? Anche qui, dico, abbiamo sentito l'esperienza straordinaria prima dei Perinelli, no? Anche come elemento, no, sociale molto importante. Io sono reduce pochi giorni fa dalle degustazioni che facciamo per la guida di Slovani su Piacentini, dove ci sono arrivati di tutti di più, vuol dire, il loro è un prodotto eccezionale che da un punto di vista appunto di qualità, dove quindi il tema del buon c'è, no? Non è sufficiente dire, la dico così spassionatamente, anche a costo sulla critica, cose che mi sento dire tutti i giorni per il ruolo che faccio. Non mi faccio il vino naturale, lo faccio come lo faceva mio nonno, lo faccio benissimo. Se però puzza, se però poi viene rigettato dal mercato, se poi devi impiegare 3 ore a spiegarlo quando devi servire soltanto un bicchiere, allora c'è un problema in questo. E rischi poi con tutta la tua buona volontà di attraversare. E allora ci sono però percorsi che possono determinare situazioni positive su tutto. Tra questi percorsi, parto dalla fine. A settembre ci sarà questo grande evento a Torino che sarà Terra Madre Salone del Gusto, abbiamo ribaltato completamente, e l'addizione, prima era Salone del Gusto Terra Madre, adesso è Terra Madre Salone del Gusto, e abbiamo ribaltato anche la formula, sarà per la città, senza biglietti d'ingresso né niente, anziché essere chiusi all'interno del Dingotto.